Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, dice il Signore. Diciamo insieme: a te, Signore, innalzo il mio grido. A te, Signore, innalzo il mio grido. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. A te, Signore, innalzo il mio grido. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore. A te, Signore, innalzo il mio grido. Io spero, Signore, spero all'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora. A te, Signore, innalzo il mio grido. Più che le sentinelle l'aurora, Israele attende il Signore. Perché con il Signore è la misericordia, è grande con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. A te, Signore, innalzo il mio grido. Preghiamo. Ti preghiamo umilmente, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per l'anima del tuo servo Marco, che è chiamato a te da questo mondo per condurlo al luogo di beatitudine, di luce e di pace. Possa attraversare senza timore le porte della morte e trovi riposo nelle dimore dei beati, nella luce santa, che un tempo hai promesso ad Abramo e alla sua discendenza. La sua anima non subisca patimenti, ma quando giungerà il grande giorno della risurrezione e del giudizio, degnati, Signore, di risuscitare il tuo servo insieme ai santi e agli eletti. Rimetti a lui ogni peccato e donagli di conseguire con te la vita immortale, il regno eterno. Per Cristo nostro Signore. L'eterno riposo donagli, Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace. In chiesa ci sono già tante persone, possiamo provare ad entrare, ma manteniamo le distanze di sicurezza, come sapete. Mano, Dio mio, guidami nel mondo, amore tuo, la strada è tanto lunga.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. La notizia in attesa della partenza di Marco ci ha sconvolti. Oggi lo accogliamo nella nostra chiesa prima che riposi nella terra del nostro cimitero. Lo accogliamo davvero qui in mezzo a noi come un fratello. Accogliamo i suoi cari, Roberto, i suoi familiari, i suoi nipoti, Cristiana, Francesco. Vogliamo pregare per Marco con sincerità, davanti a Dio, affidandoci a quel Gesù che ha dato la vita per ciascuno di noi e per Lui. Non siamo qui a scrivere la parola fine sulla sua storia, ma per aprire la porta della speranza, perché il Padre dei Cieli ci ha promesso il suo amore. E l'amore del Signore è più grande dei nostri peccati. Lasciamoci dunque toccare dalla sua misericordia. Signore, nostra pace, Kyrie eleison. Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison. Signore, nostra vita, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che sei misericordia per i peccatori e gioia eterna dei tuoi santi, concedi al nostro fratello Marco, a cui oggi diamo l'estremo saluto, di avere parte insieme ai tuoi eletti al dono della beatitudine, perché liberato dai vincoli della condizione mortale, nel giorno della risurrezione possa contemplare il tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto. Sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezze né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levar del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dell'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Parola del Signore. Facciamo proprio difficoltà a capire la vicenda di Marco. La voglia di vivere di Marco, di Ciondul, come mi è stato raccontato da tanti, era forte. La passione per la montagna, lui che era maestro di sci, ma anche
per la vela, per il mare, per il viaggiare, la sua generosità, la compagnia, la dedizione anche per il figlio Francesco, il combattimento come un leone contro la malattia e poi la disperazione, la perdita di senso. Sì, a volte entrano in noi dei pensieri che portano giù, che fanno vedere tutto nero. Quanto si muove nella coscienza è proprio misterioso. È una realtà complessa, questa realtà è sempre più complessa delle nostre spiegazioni. Noi non siamo qui però per giudicare, certo per dire che c'è sempre un'alternativa, un'altra via d'uscita. E senza cadere in sensi di colpa sterili, la storia di Marco ci insegna che tutti dobbiamo imparare a stare più vicini tra noi, più in ascolto, a condividere di più, a dialogare di più con il Signore, a cercare la via per la vita. Quello che abbiamo ascoltato non è una storiellina, questo Vangelo, le parole di Paolo nella prima lettura, è la storia di una persona che per noi è figlio di Dio ed è la storia di tante persone che lo hanno seguito. Fondamentalmente. E per tutti noi, anche per Marco, vogliamo ricordarci di avere fiducia che Dio non è lontano, perché è qui. E allora facciamoci aiutare dalla sua parola, perché il Vangelo ci ha detto che Gesù era con Marco sulla sua croce. Gesù è con noi in questo momento di distacco e di smarrimento e ha vissuto tutta la contraddizione da quelle parole belle del Salmo, il Signore è il mio pastore, anche se buio è sempre con me, però poi Gesù sulla croce ha gridato, Dio mio dove sei? Perché mi hai abbandonato? È morto straziato, solo, senza apparente via d'uscita. Quindi il nostro Dio in Gesù ci sta dicendo che condivide con noi tutti i sensi di fallimento, anche la distanza dal Padre. Condivide fino a quel punto lì, anche quando noi non comprendiamo, proprio lì, quando noi non ce ne accorgiamo. E Gesù ha scelto la via di resistere nell'amore, di resistere nel dono di sé. Il Padre ha ascoltato, ha accolto questo dono e l'ha fatto risorgere. Ed è risorto anche per tutti noi, ha aperto una strada per ciascuno di noi. Noi con Lui siamo nella vita eterna, siamo sempre con il Padre, con il suo amore. E questa è la notizia allora, che ci ritroveremo un giorno, avremo sempre i nostri cari vicino, che è già vinta questa morte, questa disperazione. Sì, sembrano parole vuote di fronte al male, di fronte alla sofferenza. Ecco, però è una storia, è un fatto, quello di Gesù. Ed è un fatto che quando ci si ama si accende qualcosa che squarcia il buio. Dunque forza. Dunque occorre dirci coraggio. Gli uni gli altri. Se non è bastata la nostra vicinanza a Marco in vita, facciamola adesso, con quel briciolo di fede che abbiamo. Preghiamo per lui, pensando a quanta sofferenza doveva avere dentro, ma lasciamoci ripetere per ogni occasione di sofferenza che incontreremo anche noi, in noi stessi o negli altri, che nulla ci può separare dall'amore di Dio. Non lo vediamo a volte, lo stesso Gesù non l'ha visto, ma non ti molla, anche nel buio più profondo non ti molla, è lì con te, anche se non lo sai. Perché? Come facciamo a dirlo? Perché quell'uomo lì, Gesù, è andato fino in fondo su quella croce. E perché
seguendo lui, tante persone per grazia sono riuscite ad attraversare la stessa croce, la stessa ferita, la stessa fragilità. Allora impariamo con umiltà ad amare bene, a guardare oltre la corazza. Impariamo a discernere anche i nostri pensieri, anche i nostri sentimenti, a non permettere che siano loro a guidare, a ritornare a questo dialogo con il Signore che ci può fare tanto bene. E allora diciamo dunque grazie per la vita di Marco, di Ciondul, per tutti quei gesti che con lui ci hanno fatto gustare la gioia della sua compagnia, la bontà, che per i credenti sono proprio un riflesso di quello Spirito Santo che Marco ha ricevuto fin dal battesimo, quell'amore evangelico che è stato riversato in lui. Siamo qui, Marco, a pregare per te, per dirti grazie di ciò che sei stato, per affidarti alla misericordia di Dio. Possa tu sperimentare quanto Lui ti ama e possiamo ritrovarci nel giudizio finale, nella comunione più profonda e vera che vince ogni distacco. Cristo ha preso su di sé la morte per donarci la vita. Preghiamo nella speranza della vita eterna e della risurrezione della carne. Diciamo insieme, Padre della vita, ascoltaci. Padre della vita, ascoltaci. Per il nostro fratello Marco, nell'incontro con il risorto, ogni affanno della vita terrena sia placato e ogni dolore del corpo e dello spirito sia dissolto, preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per quanti nel corso dell'esistenza non si accorgono della misericordia divina, nel passaggio alla vita senza fine scoprano l'amore infinito del Padre, preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per quanti sono oppressi dal dolore per la morte di una persona cara, aumenti in loro la fede del Signore che asciugherà le lacrime da ogni volto, preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per i credenti in Cristo risorto, vivano non da schiavi ma da figli adottivi, protesi verso l'eternità, preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per quanti partecipano a questa celebrazione, nella comune preghiera cresca l'unità tra noi e con coloro che ci hanno preceduto nel segno della fede, preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Accogli, Padre misericordioso, le preghiere dei tuoi figli e nel tuo amore infinito esaudiscile per Cristo nostro Signore. Amen. Oh.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Allora, gloria al suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ti offriamo, o Padre, questo sacrificio per la salvezza del nostro fratello Marco e supplichiamo la tua clemenza perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore e gli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo senza fine la tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti». Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui presente. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Oscar, i presbiteri, i diaconi. Ricordati del nostro fratello Marco, che oggi è chiamato a te da questa vita, come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Preghiamo per tutti i sacerdoti defunti, preghiamo per i benefattori della parrocchia, per i nostri cari. Nella tua misericordia ricordati di tutti i nostri defunti, ammettili a godere la luce del tuo volto. E di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, con i Santi Gervasio e Protasio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di far partecipare a tua mensa, ma di farmi soltanto una parola, io sarò salvato. Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente, al nostro fratello Marco,
passato a te da questo mondo, che purificato da questo sacrificio e liberato da ogni peccato, possa partecipare alla gloria eterna della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Ricordiamo che celebreremo Santa Messa nel settimo, domenica 18 alle 20:30, e un'altra Santa Messa offerta dai coscritti del 66, giovedì 5 agosto alle ore 18. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Aver elevato la nostra fiduciosa preghiera in suffragio del nostro fratello Marco, gli rivolgiamo ora l'estremo saluto. Lo aspergiamo con l'acqua del battesimo, onoriamo il suo corpo con il profumo dell'incenso che sale a Dio con le nostre preghiere. Lo salutiamo con il canto della nostra fede, nell'attesa di innalzare con lui l'inno che dall'eternità risuona nelle sedi celesti. Venite in aiuto, santi di Dio, accorrete, angeli del Signore, accorrete la sua anima e presentatela davanti al trono. Accolga Cristo che t'ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. Accogliete la sua anima e presentatela davanti al trono. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda lui la luce perpetua.
Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Marco, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo, con lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, o Signore, per tutti i benefici che hai donato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a lui le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con il nostro fratello. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace.